Una 4 giorni di partecipazione alla Barcolana di Trieste è per noi straordinaria. Intanto un ringraziamento da tutta l'Ulisse Nazionale al territorio. Questo significa essere rete associativa. Un ringraziamento al Comitato Territoriale di Trieste, ovviamente al Comitato Regionale Ulisse del Friuli Venezia Giulia. Una partecipazione, dicevo, per noi veramente importante che suggella ancora una volta una collaborazione ormai ultradecennale fra Ulisse ed Ecompneus. Ancora una volta al centro della nostra attenzione i temi della sostenibilità ambientale, economica e della sicurezza. Dopo tante sperimentazioni, dopo tanta ricerca, tanto sviluppo che ci ha visti creare insieme tanti applicativi per lo sport, grazie al pneumatico fuoriuso, in questi giorni abbiamo presentato le nuove strutture, i nuovi applicativi da utilizzare nelle darsene. Quindi per favorire la sicurezza dei natanti, dei praticanti attività di vela, ma non solo, attività dell'acquaviva, canoa, kayak e quant'altro, e anche il nuovo prototipo del parabordo. Wisp ed Ecopneus alla Barcolana di Trieste presentano un parabordo realizzato con gomma riciclata da pneumatici fuoriuso. È un esempio concreto di economia circolare. Ma vediamo come si usa. Il parabordo deve essere fissato, ancorato alla banchina e questo, essendo un materiale estremamente elastico perché appunto deriva da gomma riciclata da pneumatici fuoriuso, consente di fare degli approdi in piena sicurezza in modo tale che le barche non vengano danneggiate nel momento in cui fanno le manovre. Wisp oggi si presenta grazie anche a un lavoro di ascolto delle proprie associazioni, sono più di 600 le associazioni coinvolte anche attraverso un questionario che è stato redatto proprio per riuscire a dare voce anche alle esigenze prioritarie di queste associazioni, di chi il mare lo vive e sa quali possono essere le criticità sulle quali appunto lavorare e intervenire. Wisp è un ente importante del terzo settore che ha finalità non soltanto prettamente sportive, di sport per tutti, ma che lavora per veicolare messaggi quali la tutela e il rispetto dell'ambiente, la promozione del benessere della persona con un'attenzione particolare per il sociale. Siamo un partner importante delle istituzioni pubbliche e anche una realtà impegnata per fare, diciamo, iniziative e manifestazioni di rilievo per rendere appunto protagonista questa disciplina sportiva meravigliosa che è la vela. New Zealand Endeavour Sailing Team è una SD di cui è associata la WISP dal lato costitutivo che abbiamo fatto di circa da 5 anni. Noi apparteniamo al vostro sodalizio e di cui siamo onorati, tra le altre cose, di poter partecipare. La Barcolana per New Zealand è sempre una passerella per questa barca qui, non ha chiaramente alcuna velleità né di vettoria né velleità agonistica, è una barca che è una leggenda della vela che noi tutti noi conosciamo e quindi la vogliamo sicuramente far vedere a tutti gli appassionati velisti. Barca che attualmente, tra le altre cose, è testimonial dell'Ocean Race, perché questa imbarcazione qui 30 anni fa esattamente ha vinto l'ultima Wybrid, il Giro del Mondo a vela, che il prossimo anno, per la prima volta nella storia, arriverà in Mediterraneo e arriverà a Genova e noi ci vedrà presenti. Quindi sicuramente anche WISP sarà affiancata a noi, a questo importantissimo evento della vela mondiale, direi, e quindi con una grossa visibilità. Sì, la Barcolana è soltanto qui. In maniera particolare perché doveva essere la passerella per farci vedere. In realtà facciamo corsi istruttori soprattutto, però organizziamo altri eventi, il più importante dei quali è la festa del solstizio, dove stiamo cercando di coinvolgere più posti possibili in Italia, più località. L'anno scorso eravamo 14 località, tutte lo stesso giorno, la festa, il giorno del solstizio, quindi quest'anno sarà. La faremo la domenica più vicina, quindi il 18 di giugno, e quella lì è la festa più importante che facciamo, dove ci sono centinaia di barche che girano con il nostro marchio. Servizi che ho per le Forze Armate, a seguito della collaborazione con Ecopneus, negli ultimi anni ha sperimentato ciò che è stato menzionato anche poc'anzi durante la conferenza, i fondi per box e stallatici per cavalli e i cani presso il centro veterinario di Grosseto, oltre a fare pavimentazioni nella palestra dell'Accademia Navale e il campo di atletica di Modena, l'Accademia Navale di Modena, perché siamo trasversali come Forze Armate, quindi non è solo Marina Militare, ma è anche Esercito e Aeronautica. Tra le nuove collaborazioni con cui stiamo sperimentando sono i tappeti per minimizzare il rumore per i robottini operanti quando vengono
attivati ed inviati a disinnescare degli ordigni esplosivi. Interessante invece è una realizzazione all'interno del centro ospedaliero di Milano, dove attraverso la necessità di dover realizzare un nuovo compound per le strade sicure, si ricercava la minimizzazione e la riduzione del rumore, quindi la realizzazione di un asfalto silenzioso, mi passa il termine, molto semplice. Attività, mi ripeto, che va avanti da 3 anni e che insomma ha visto queste diverse collaborazioni. Sicuramente è stata un'opportunità che WISP Trieste assieme all'Associazione Benessere ha colto nel sviluppare una delle proprie attività ed impegno nel confronto di un pubblico anziano, nel senso che abbiamo avuto modo di organizzare una conferenza che dal titolo Nati per muoversi, e sicuramente poi ospitati all'interno di quelle che sono le iniziative culturali di Barcolana, abbiamo in qualche modo affrontato temi che riguardano l'importanza del movimento per gli anziani. Stiamo parlando di una serie di servizi che riguardano le attività della vela, che partono dalla copertura delle persone, quindi costumi, responsabilità civile, degli istruttori e anche delle barche, e quindi con una nuova convenzione noi assicuriamo la possibilità per chi circoli in vela aderente alla WISP di aderire ad una convenzione per coprire i danni che possono essere arrecati alle barche o che le barche possono arrecare a terzi. Un'offerta che abbiamo voluto lanciare proprio a questa occasione, in questa festa, se vogliamo, della vela, e che nei prossimi giorni sarà disponibile per tutti i circoli della WISP.